Si è svolta ieri sera all'Hotel Liberty la riunione conviviale del Rotary, alla quale è intervenuto l'assessore provinciale Tiziano Mellarini, che ha parlato del sistema di protezione civile provinciale e nazionale. Alla serata erano presenti molte cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, nonché i comandanti dei vigili del fuoco di Arco, Riva, Nago Torbole e Rovereto. Sentiamo l'intervista all'assessore. Serata del Rotary a Riva sulla protezione civile. Qual è il sistema, come funziona il sistema protezione civile del Trentino? Ma un sistema che ha dato prova di professionalità in tanti momenti, e innanzitutto soprattutto la sicurezza che garantisce ai nostri cittadini, un sistema che vede la presenza dei professionisti ma una forte presenza del volontariato. Un dato su tutti, i volontari in Trentino che fanno parte della famiglia Protezione Civile sono oltre 10.500, significa che ogni 56 persone c'è una persona che sceglie di far parte della famiglia Protezione Civile. Protezione Civile Trentino che ha un dipartimento che è retto dall'ingegner Bertoldi con alcuni servizi, servizio geologico, servizio prevenzione rischi, servizio antincendi. E poi anche la parte del volontariato che vede vigili del fuoco volontari, oltre 7.000 persone, da parte dei NUR, da parte del soccorso alpino speleologico, da parte della Croce Rossa e da parte anche di Psicologi per i Popoli. Sono persone che sentono il senso civico, l'impegno civico, che dedicano il tempo alla propria comunità in casi di emergenza, non solo. È una famiglia che ha avuto ampi riconoscimenti sia a livello nazionale che a livello internazionale, proprio anche per la professionalità, per quel rapporto umano, per anche nei momenti di emergenza portare quelle azioni, quei valori di solidarietà, solidarietà importante che sono direi gli elementi che ha sempre caratterizzato e connotato direi queste donne e uomini. Ma un dato importante anche da mettere in evidenza che riguarda i 1.400 giovani allievi di Vigili del Fuoco dai 8 fino ai 18 anni che partecipano ogni 15 giorni a quelle che sono le lezioni, le nozioni, le manovre e poi si radunano a fine giugno, terminato l'anno scolastico, per un campeggio che dura 4 giorni in cui devono allestire il campeggio, devono svolgere tutte le funzioni, non solo funzioni legate a quello che è probabilmente l'antincendio, le prevenzioni, ma anche organizzarsi la giornata, organizzare la giornata per allestire il campeggio, significa fare le pulizie, far da mangiare, proprio per farli crescere con quelli che sono oggi gli elementi importanti per questa grande famiglia. Noi possiamo rispondere anche a quelle che sono le chiamate nazionali, proprio perché il Dipartimento Nazionale chiede molto al Trentino proprio per la forza che abbiamo dimostrato, una forza importante, e oggi siamo anche coordinatori nazionali delle regioni per naturalmente confrontarci con lo Stato, quelle che sono scelte legislative e quelli che sono anche gli interventi da farsi sempre sulla chiamata del Dipartimento Nazionale. A sorpresa è stato nominato socio onorario Giancarlo Lotti, che fa parte del sodalizio rivano dal 1979. Sentiamo le sue impressioni a caldo. È stata una grande emozione perché non me l'aspettavo. Io ero venuto a fare gli auguri al club perché per motivi di salute non ci sarò domenica prossima alla natalizia. Io sono anni che ero nel Rotary, poi per problemi fisici miei e della mia signora ho dovuto dare le dimissioni, però lo spirito rimane sempre rotariano. Io dal 79 ero nel Rotary di Riva, però adesso, essendo socio onorario, sono rientrato dalla porta, per cui sono felicissimo di questo e se il buon Dio vorrà darmi una mano, ci rivedremo ancora. E lei è stato uno dei primi soci ed è stato anche presidente del Rotary di Riva. No, nei primi soci no, perché è nato molto prima il Rotary. Però sono entrato nel 79, nell'89, 89-90 ho fatto il presidente e poi per un sacco d'anni ho fatto il prefetto, che era quello che organizzava le cene, i conviviali, i giri, tutte le mostre che siamo andati a vedere e gli incontri. Ecco, questa era la mia passione e l'ho portata avanti
collaborando con i miei amici del Rotary. Forse molti non sanno che il Rotary ha anche una funzione sociale sul territorio. Ma direi che è soprattutto sociale, perché noi cerchiamo di fare della beneficenza sul territorio e poi partecipiamo a delle attività diciamo internazionali di beneficenza e soprattutto per esempio per l'abbattimento della polio che c'è stata nel mondo. Questo è stato grazie al Rotary International, del quale noi facciamo parte. Poi diciamo che abbiamo aiutato tante associazioni, quello che potevamo fare l'abbiamo sempre fatto. Ecco, credo che le persone si ricordano anche per questi interventi che vengono fatti proprio per la popolazione che abbiamo all'intorno di noi.